A fine agosto vedremo se chiederanno al governo di ripristinare la limitazione della mobilità intraregionale. Lo decideremo tra 15 giorni con grande determinazione, salvo i casi di motivi di lavoro-salute. Ci regoleremo anche sui contagi nel resto d'Italia, lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel consueto punto del venerdì. Il governatore è preoccupato per l'aumento dei contagi e non esclude una linea dura che potrebbe strinsecarsi anche attraverso l'adozione di altre misure. I rientri dall'estero, gli spostamenti tra regioni per le vacanze, un fisiologico calo dell'attenzione nel seguire determinate regole di comportamento hanno fatto sì che aumentassero il rischio e le occasioni di contagio. Settembre sarà un mese caldo, sia per la riapertura delle scuole, sia per la tornata elettorale, ed allora De Luca non vuole correre rischi. L'operazione di controllo e di filtro sta andando avanti bene. Da ieri cominciamo a fare i controlli anche a Capo Chino, ripeto, al di là dei quattro paesi indicati dal governo nazionale. Quindi controlliamo anche chi viene dall'Egitto, chi viene dalla Francia o chi viene dalla Romania, oltre Spagna, Grecia, Malta e Croazia. Questo lavoro continuerà in maniera intensa, soprattutto nel mese di agosto, perché nel mese di agosto noi registriamo il grosso dei rientri dei nostri concittadini. Devo dire che nelle regioni del nord questi rientri saranno un po' ritardati e quindi verificheremo alla fine di agosto se dovremo chiedere o meno al governo nazionale di ripristinare la limitazione della mobilità interregionale. Questo è un orientamento che assumeremo fra una settimana, 10 giorni, e lo faremo con grande determinazione, ovviamente. Salvo i casi soliti, motivi di lavoro o motivi sanitari che giustificano lo spostamento. Ma ci regoleremo sulla base dell'andamento del contagio anche in altre regioni d'Italia.